che abbiamo pure degli amici di fuori. Una serata all'insegna del divertimento con un bel cabaret è stata quella di venerdì 2 agosto. Sul palco allestito in Piazza Madrice si sono esibiti due personaggi dello spettacolo noti soprattutto nella nostra regione. Parliamo di Sergio Criscia e Vittorio Cassarà. Sergio Criscia, è la prima volta che venite in spettacolo a Bagheria? Sì, la prima volta e siamo molto contenti di questo. È una piazza nuova e siamo molto gasati da questo fatto. Che impressione avete avuto così a primo acchito? Ah, ti dirò, buona impressione, ottima, anche perché c'è questo lungo viale, ancora non siamo saliti sul palco, non lo vediamo bene, però visto che c'è un sacco di gente, di conseguenza siamo felicissimi di questo. Con la vostra trasmissione ormai siete diventati delle celebrità, abbiamo visto scene di delirio qui, autografi, tutti i tuoi personaggi, Sergino, signor Di Giovanni, insomma il posteggiatore, da chi trai spunto? Ma tutti i personaggi vengono dalla vita quotidiana, cioè ogni personaggio vive nella realtà, perché ad esempio Sergino è il classico nipotino discolo che fa disperare lo zio Vitto e che lo minaccia, insomma, di dire alla zia che è l'amante, però vabbè, lui mi fa i regali quindi io non lo dirò mai, siamo tranquilli. Signor Di Giovanni, vabbè, è quello che quest'anno si può dire che tira di più, che piace di più, infatti dove giriamo sentiamo sempre la frase è peccato, quindi sono molto contento di questo. Poi il signor Calogero è vabbè, una realtà dell'Agrigentino, insomma. Anche lì c'è una frase che gira parecchio. E non so se si può dire, ce la volete detto? Io dico la... Non si può dire. E poi insomma LOL e tanti altri, comunque tutti sicuramente prendono spunto dalla realtà. A proposito del fatto che ci sono state scene di delirio, io volevo approfittare della telecamera per ringraziare il pubblico, tutti quelli che ci hanno seguito quest'anno in TV e che ci seguono nei nostri spettacoli dal vivo, perché ci stanno dimostrando un affetto incredibile e questo ci fa molto piacere. In questo momento la serie di Belli Isodio è finita, ci sarà un seguito ovviamente? Sì, sì, cioè l'ultima puntata per ora sta andando in registrata, poi ci sono dei bei programmi per settembre-ottobre prossimo, tra cui sicuramente poi o fine anno o inizio del 97 ci sarà anche Belli Isodio. Il personaggio al quale sei più legato? È una domanda che mi fanno spesso questa. Ma diciamo che sono tutti carini, mi piacciono tutti, vabbè, e il pubblico finora ha dimostrato di amare fra i tanti, magari un po' di più il signor Calogero d'Agrigento e poi insomma Sergino ispira tenerezza e poi dipende anche dalle fasce di pubblico. Magari. Quanto metti di te in ogni personaggio? Forse in ognuno c'è una parte di me. Soprattutto lui dice soprattutto in Sergino, poi non lo so. Questo nipote rompiscatole. Assolutamente, guarda, terribile. Ma nella vita è così? Peggio, nella vita è peggio, io cerco nello spettacolo di frenarlo perché sarebbe odiosissimo, ma nella vita è molto peggio. E io purtroppo devo dire lo sopporto, però lo picchio anche. Lui infatti è uno dei maggiori azionisti del telefono azzurro perché chiama dalle 3 alle 4 volte al giorno, ma nonostante questo io continuo tranquillamente a picchiarlo. Lui si è inventato la storia dell'amante, che chiaramente non è assolutamente vera, perché io sono una persona serissima in modo di fare, se l'è inventata, è un vile. Ogni tanto gli faccio qualche regalino, ma niente di più. A proposito del fatto che mi tratti male, tappoccio è una cosa. No. Abbiamo per contratto una volta a sera, siccome ancora ora fra un po' me lo dirai. Qua davanti a tutti, basta, dai, una volta. È un giorno come tanti, tranquilli, eravamo andati in soggiorno e che stavamo studiando sul tavolo. A un certo punto però mentre io scrivevo lei cominciato a guardarmi tutta strana, cominciato a fare tipo. No, capito, iniziato a fare. Sei, vabbè, dai, senti, c'ha 60 anni la e invece ho detto, ma magari ho scritto qualche cretinante, no? Forse un errore grave. E invece non si è alzata, si è andata sul divano, si è sdraiata, tutta così. E mi fa, Sergino, prendi tutto quello che vuoi. Senti, e tu? E io che sono stronzo, certo, no, il santone l'ho preso e scappato. Come dire? E ti ho fatto del video. Ma sei pazzo, senti? Siete flashatissimi. Ma conosciamoli meglio. Allora, due anni fa hanno esordito su una trasmissione radiofonica facendo sempre del cabaret, imitando vari personaggi da loro inventati, i quali sono gli stessi che fanno parte delle loro trasmissioni televisive. Poi non è vero che non ho fatto. Qui sono stati aiutati da Marcello Mordino, il quale aveva già esperienze televisive e che dopo si è unito con
entrambi, testimoni, partecipando agli dimmi spettacoli. Che cosa hai fatto tu nella non vita, era presente alla serata per motivi di lavoro. Il pubblico si è divertito moltissimo e ha partecipato vivamente allo spettacolo, dialogando con i due personaggi. Io ho fatto sono stato il testimonial di un gelato importantissimo. Di un gelato importantissimo, esatto, sarebbe un cuore di canna. Ve la ricordate? La cantiamo. Che faceva un cuore di canna per noi. Madonna, un cuore che ci flescia, un cuore di canna per noi. Un cuore che ci acchiappa, un cuore di canna a noi. Che bellissimo. Bellissimo. Mi sono ogni mattina di quelle 4:30, giusto? Perché su cosa lo metto da sotto e comincia a mungere cermina la vacca, giusto? Lei sì, munge le vacche. Perfetto. Tra parentesi, però non si ragiona con queste vacche perché impazzero tutte. Come impazzero? Impazzero tutte, non si capisce per niente proprio cose. Pazza, no. Impazzero, fanno certe cose, l'altro giorno mi è capitato una cosa, ci sta mungendo la mina la vacca, come ogni giorno a un certo punto se vuota mi telefono e fa, c'è calò. C'aveva 6 mesi che avevo un gelimino ancora la vasata un manasto. Picchiamo se poi l'ammazzavo, ci cantavo un testo, si fa che pazza, cretino. No, sì. Arriva il suo cameriere e fa, dice, vuole la toilette? Il bagno, sì. Cioè, allora, il bagno, dice, la vede quella della porta là in fondo? Due porte, sì. Dice, quella di sinistra, c'è un tesis completamente, un lava a toccare perché dopo ci andrà l'ascensore che momentaneamente non c'è, c'è lo sbalanco di 15 metri. Ah, yeah. 15 metri di caduta lì. C'è uno sbalanco, c'è un grappiscio da porta per cortesia. Lei se deve andare in bagno, la porta di destra. Dice, attenzione, quando trase che ci sono due scalini. Ah, beh, insomma, due gradini, anche se avevo un po' bevuto, insomma. Se scusi, se sono corso più pazzo per sinistra. E lei subito, l'amico di sempre, signor Calogio, si precipita e dice, no, dove vai a Curzio? Lì c'è una caduta di 15 metri. Quando mai, se come finisce seconda, me la bere tutta. No. Cioè, lei l'ha lasciata andare. Esatto, io mi l'amico di sei. Poi c'è mio padre, arriva dall'avanti, il suo fianco dice, che disse, sinistra, destra, sinistra. Che se invece si aggrappa, io volare da su. Ah, 15 metri di pum, da su. In che per suo di corsa, ma faccio dopo, ci faccio, dice, corso, che ti senti, come stai? Se vuoi, sapere che avresti, c'è calò. Cioè, sai che ti dico? Io penso capi che su uno scalino non mi sento di fare. Sì, no. Un dai che ho dentro. Proprio. A parte questo pubblico che verrà sicuramente. Vengono tutti. Io vengono tutti, sono ospiti miei, ricordo maggio per tutti. Per quanto riguarda lei invece, sì. Dico, se vuole bene, bene, se no, ci potevo dire una cosa. Grazie a tutti, arrivederci, a quando ci vuole, ci vuole.